Il personaggio di Pinocchio è un personaggio anche per me amatissimo, credo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. È un personaggio che appartiene all'infanzia, in qualche modo anche all'età adulta di tutti noi. E adesso arriva al cinema una nuova versione di questo Pinocchio, diciamo che è tradizionale perché recupera la storia come la conosciamo, però anche in qualche modo innovativa, adatta anche ai bambini, ai nipotini di oggi. Ed è il Pinocchio di Enzo Dalò. Allora ce lo vogliamo vedere un minutino? Assolutamente sì, non vedo l'ora. Pinocchio! Pinocchio! Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, prima o poi se ne pentiranno. Mi sento troppo mal di pancia. A scuola non capirei nulla. Sto male. Ci potrei andare anch'io a questo campo di miracoli? Tu? Ma certo! Anche tu parti per il paese dei balocchi? Lo prometto, voglio diventare un burattino a modo, così poi diventerò un ragazzino per bene. Ma che razza di pesce sei? Non sono un pesce, sono un burattino! Bene, un pesce burattino non ne ho mai mangiati! Niente! E allora do il benvenuto a Enzo Dalò, che è il papà della Gabbianella e il Gatto, un film che tutti noi amiamo tantissimo, ed è il papà naturalmente anche di questo nuovo Pinocchio. Lo zio, lo perché zio. I papà sono Sepulveda e Collodi. Certo, è vero, sei lo zietto, c'hai ragione, il bambino, ne parleremo tra il poco. Allora, Pinocchio è, pensate amici, il terzo libro più letto del mondo dopo la Bibbia e il Corano. Allora Enzo, che cosa significa riprendere in mano un libro così, una storia così? Non è nemmeno una responsabilità da poco, in effetti sono contento di farlo come mio quinto film, perché penso di avere trovato sicurezza nella narrazione, nel mio modo di vedere anche la vita e quindi anche di raccontare un film, perché raccontare un film in fondo è anche raccontarsi, e quindi quello che io dico nel film è anche quello che io penso. Anzi, vorrei dire che forse non accetterei mai di raccontare una storia, anche tratta da un libro, soprattutto tratta da un libro, in cui io non mi riconosca almeno in grande parte. Senti, tra l'altro mi sembra che questo Pinocchio qui nasce da un'esperienza personale, perché la scomparsa di tuo papà alcuni anni fa, il tuo babbo, e questo film è dedicato, pensate, a tutti i bambini, no? I babbi bambini, che sono forse dei papà che si prendono molto a cuore i loro figli, forse in qualche momento magari anche troppo buoni. Ti va però di parlarci di questa tua ispirazione, Enzo? Sì, mio padre lo chiamavamo babbo in famiglia, perché si usava a Napoli, si chiama il babbo, non si dice il papà, o meglio, si diceva forse più qualche tempo fa. Il rapporto tra Geppetto e Pinocchio è un rapporto interessante, perché Geppetto si costruisce un figlio, e quindi è anche un rapporto molto attuale, perché molti padri ovviamente fanno i figli in un altro modo, non intagliando il legno, però metaforicamente cercano di vedere nei figli le loro aspirazioni anche perdute, che è anche più forte, no? Un ingegnere mancato vorrebbe che suo figlio facesse l'ingegnere di successo, per vendicarlo quasi. E ci ritroviamo spesso dei figli che non fanno, che diventano dei grandi artisti o anche semplicemente dei grandi avvocati e non dei grandi ingegneri. Ma i padri ci arrivano un poco dopo. Nonostante il grandissimo amore, forse è proprio il grandissimo amore che impedisce loro di accettare i figli come qualcosa di diverso da loro. Insomma, comunque, ora non voglio entrare su cose tue personali, però penso nel caso di tuo papà, tu hai una carriera di animatore, disegnatore, regista, famoso in tutto il mondo, o voleva qualche altra cosa, anche lui voleva il burattino. Mio padre avrebbe voluto... O gliene hai combinate tu un po'? Come tutti i figli, poi non credo, non esistono i figli che non ne combinano, perché il combinare è un'operazione psicologica importante, anche combinare qualche cosa, e un riaffermare la propria individualità. E sì, mio padre avrebbe voluto che io facessi altro nella vita, però quando venne alla proiezione del mio primo film, della Freccia Azzurra, lo vidi veramente contento di quello che io avevo fatto. Senti, Pinocchio cosa rappresenta oggi secondo te? Pinocchio rappresenta il bambino, l'archetipo del bambino. È un personaggio che viene al mondo, non conosce i codici del mondo in cui entra, è ingenuo, non è cattivo. Io credo che tutte le interpretazioni che fanno di Pinocchio
uno scansafatiche, uno svogliato, sono tutte interpretazioni che possono essere incollate addosso a un adulto forse. Ma quale bambino si sveglierebbe alle 6:30 la mattina per andare a scuola col sorriso dipinto sul volto? E credo che tutti noi sappiamo, a noi ci insegnano che certe cose bisogna farle per il nostro futuro. E noi le facciamo, ma non si può, nessun bambino è felice di andare a scuola, diciamoci la verità. Senti, abbiamo bisogno di favole oggi? Io penso proprio di sì, credo che anche chi ci segue da casa è d'accordo, con i tempi cupi che viviamo, no? Abbiamo bisogno di favole e abbiamo bisogno di essere curiosi. Io credo che nella società d'oggi a volte la curiosità sia un elemento mancante, invece è la molla che spinge Pinocchio in giro per il mondo a credere a tutto quello che gli dicono. Senti, a proposito di curiosità, e poi sono curioso anche di coinvolgere i colleghi, io vorrei pregare la regia di mostrarci una foto di un personaggio amatissimo che non è più con noi, Lucio Dalla, e Lucio Dalla ha curato la parte musicale del tuo film. Eccolo qua, sì. Lucio, amatissimo, no? Anche dal nostro pubblico. Ecco, raccontaci questo progetto. Ancora adesso, quando vediamo il film e arriviamo alla canzone dei titoli, è triste pensare che lui non abbia visto questo film, ci credeva moltissimo, si è divertito tantissimo. C'è una colonna sonora, lo scoprirete quando andrete a vederlo, il film esce domani, c'è una colonna sonora impressionante per la ricchezza, per la varietà e per la cura. C'è un'orchestra di 40 elementi che suona, anche per me era, e lo vedevo che avanzava spedito, contento. Per di più, poi io lavoro con i musicisti durante un arco di 3 anni, non do il film preconfezionato, premontato per aggiungergli, per appoggiare la musica, come si dice. La musica è parte integrante e quindi ho avuto il privilegio di lavorare con Lucio e la sua equipe per 3 anni. Quindi grande musica che rimane come il grande cinema rimane. Allora, che succede ragazzi? Qui voi avete tutti i figli, no? Ce li possiamo portare, mi sembra. Io ho una Pinocchia di 14 anni che mi sta facendo vedere i sorci verdi, per cui capisco perfettamente il discorso che diceva prima, però io, diciamo, anche se sono a distanza, io vorrei abbracciare Enzo Dalò, perché se vuoi vieni. Tu non lo sai. Vengo io lì se vuoi. Tu non lo sai che cosa è successo con la gabbianella e il gatto dentro casa mia. Allora io organizzavo delle vere e proprie sfide tra le mie figlie che facevano i gatti, siamo gatti, siamo noi, e l'altra squadra che faceva noi siamo i topi, mai nessuno che ci noti. Poi arrivavo io che facevo prendi e mangia, riempi la pancia, insomma. Sì, ma ti divertivi in questo? Io mi divertivo, era incredibile. A parte il film l'ho visto non so quante volte, si è consumato il nastro, perché all'epoca era un DVD, sì. Parlo del 98, VHS, no? Quando uscito, sì, VHS, scusa, non DVD. E quindi, però insomma, ecco, metaforicamente ti abbraccio, ti ringrazio. Grazie, è una bella responsabilità comunque. Perché è un film che resta, no? Abbiamo preparato anche delle foto di questo film, credo che è significativo per tanti, no? Per tantissimi, e forse per più di una generazione, Enzo, no? Cioè sono quelle favole belle poi che restano. Sono quei grandi autori, parlo di Luis Sepúlveda, non di me ovviamente, sono i grandi autori che scrivono dei libri che non sono solo per bambini, come io cerco di fare dei film che non siano solo per bambini, ma che coinvolgano gli adulti, e dei film che facciano pensare, ecco. Questo è un altro elemento che per me è importante per raccontare la società, la vita. A proposito di pensare e riflettere, ma quelle di Pinocchio secondo te sono bugie o fantasie? Perché insomma questa, no, è un'altra bella domanda, no, che rivolgiamo un po' a tutti. È una domanda difficile perché la fantasia presuppone curiosità, come dicevamo prima, e presuppone anche la bugia. E poi ci sono vari livelli di bugie. Alla fine, se noi leggiamo il libro di Collodi, ma se noi vediamo anche il film, le bugie più grosse non le dice Pinocchio, le dicono il gatto e la volpe. Ecco, a proposito, senti, vediamo ancora un momento del film, tra l'altro ha tante voci eccellenti, Paolo Ruffini, c'è tua moglie, poi ne parliamo magari dopo, c'è Rocco Papaleo, allora vediamoli proprio questo gatto e la volpe in azione. Pinocchio. Agli ordini! Nostro illustrioso principe! Accompagnate questo burattino a casa da suo padre e proteggetelo dai ladri e malandrini, perché ho deciso di fargli un regalo e non voglio che qualcuno gli rubi queste 5 monete d'oro. Grazie, grazie tante. Lei ha veramente un cuore d'oro, signor Mangiafoco. Basta, basta! Andate e fate attenzione. I suoi desideri sono ordini, padrone. Vieni, vieni con noi, caro Birbo Ratincolichino. Sei affidato a noi ora? Oh, sì, e noi ci affideremo a te. E dimmi, caro,
che ne farai di queste belle monete? Per prima cosa comprerò una bellissima giacca nuova al mio babbo. Una giacca nuova tutta d'oro e d'argento. Oh. E coi bottoni di brillanti. E poi... Ma che peccato. Perché però? Peccato? No, niente. Pensavo a questi 5 miserabili zecchini che resteranno soltanto... 5 poveracci disgraziati zecchinetti da 4 soldi. E dire che potrebbero diventare centinaia. Centinaia? Ma che dico? Decine? Unità addirittura? Migliaia? Milioni? Ma certo, assolutamente. Ma... Allora, durante questa clip è successo un po' di tutto, perché ci sono altri due lavori, poi... No, allora, lo diciamo subito, perché questo è il bello della diretta. Allora, giustamente il collega ci diceva, Maurizio Rischino ha un bambino... I Pupù e Rosmarino, ecco, con la voce di Giancarlo Giannini. Anch'io ti devo abbracciare come Michele. Che cos'è? Quanti bambini stai facendo felici? Hai fatto felici. Però spiega, grazie, Enzo, grazie. Per chi non ha bambino, perché sono gran queste sono soddisfazioni, vi dico. È un lavoro duro il fare il cinema d'animazione, è un lavoro lungo. Certo. E quindi quando mi dite queste cose vuol dire che è una strada che ho percorso, che sto percorrendo, insomma... È una serie televisiva, no? È una serie televisiva per bambini piccoli, età prescolare si dice nel gergo, per la RAI, che sono tre personaggi, tre animaletti, Pipì, Pupù e Rosmarina, che viaggiano per il mondo. Pipì è una specie di procione, un orsetto lavatore bianco e blu. Rosmarina è una coniglietta e Pupù è un uccellino. E viaggiano per il mondo alla ricerca del Mapà, che è un'entità un po' mamma, un po' papà, non esiste. È il pretesto per girare il mondo e per costruire questo viaggio di formazione che non sappiamo dove li porterà, perché non c'è un obiettivo preciso. È la ricerca del Mapà. Eccoci, poi tra l'altro tutti ringraziano per i figli, anche io ho una figlia, però per me La gabbianella e il gatto era il mio film. Ecco, cioè, perché tu sei quello... più piccola, quindi sì, abbiamo era quello completato che in montagna il cerchio. Si metteva La gabbianella e il gatto da mio padre. Nel frattempo sentiamo Daniela che ci ha chiamato per intervenire, insomma, nella nostra discussione su bugie, Pinocchio e tante altre cose. Pronto Daniela? Daniela, ci ha fatto uno scherzo, ci hanno detto una bugia. Daniela? Non c'è più Daniela. C'è, perché dicono che c'è, però ecco. La riprendiamo tra poco. Allora, intanto io ho una curiosità, perché le storie che ci racconta Dalò sono delle storie belle, adatte ai più piccoli. Quante volte ci siamo anche interrogati in questo studio sul tipo di cose che noi facciamo vedere ai nostri ragazzi, no? Certo, è un settore che comunque incontra le sue difficoltà, quindi noi lo dobbiamo sostenere. E qui in questo bel libro di Rizzoli, dedicato a Pinocchio, vedo una dedica a Marik, la mia romantica guerriera, che credo sì. Sia tua moglie, che lavora con te da sempre. E comunque, insomma, a questo film di Pinocchio hanno lavorato un team di 500 persone, 15 anni di lavoro. Quanto è difficile proprio tenere duro? Perché quanti film di animazione escono in Italia in un anno? Uno, due, insomma, pochissimi, no? L'animazione italiana? No, certo, l'animazione italiana certo, la nostra squadra. Lo calcoliamolo sul lustro quanti film escono. E veicolare anche le idee giuste, poi, no? Dei film che siano adatti. Quindi è durissima. È molto dura, è un mercato molto duro. L'intero mercato europeo è sicuramente più duro, salvo alcune lodevoli eccezioni come la Francia. È molto difficile produrre e realizzare film d'animazione. È comunque un lavoro anche fisico, perché si deve, soprattutto per come lo facciamo noi, si deve gestire una produzione. Il regista diventa una memoria storica per mantenere quello che lui ha nella testa del film. Non esiste una piramide gerarchica come nei grandi film americani. Scusate, esiste un rapporto diretto con tutti quelli che lavorano al fianco. E tutti questi chiedono, ma che cosa qui, cosa volevi dire quando c'è questo gesto? Perché poi si può fare, si può lavorare sullo storyboard nella maniera più perfezionista, ma ci sono sempre le domande. E io tengo molto alle espressioni dei personaggi, perché sono fondamentali per far passare un concetto, appunto, oltre a delle belle immagini. Allora. Sì. Allora, abbiamo recuperato Daniela, poi anch'io volevo fare una domanda a Enzo Dalò, volevo chiederti qual è la tua parte preferita di Pinocchio, perché penso che ognuno di noi ce n'ha qualche pagina, qualche momento, qualche svolta che ci è rimasto particolarmente dentro e che ci accompagna nel nostro percorso di vita. Intanto abbiamo recuperato Daniela, non era una bugia, quindi c'è Daniela. Pronto Daniela? Pronto, buongiorno. Lo sapevamo, buon pomeriggio, eccoci, benvenuta, ci dica tutto. Grazie. Io vorrei complimentarmi con il regista, perché per fare un film su Pinocchio, magari con un certo spirito, bisogna veramente
avere una grande sensibilità, perché il messaggio di Pinocchio, come ha detto giustamente il regista prima, non è limitato ai bambini, al puro divertimento, è molto profondo, profondissimo. E visto che stiamo ascoltando una emittente cristiana, io direi che è un messaggio profondamente cristiano, perché parla dell'amore. Il messaggio di Pinocchio è un messaggio d'amore, l'amore che dà la vita, che vivifica. Quindi diciamo che metaforicamente lo possiamo rappresentare davvero, l'amore di Dio per l'uomo. Daniela, è Dio che dà la vita, lo Spirito Santo. E in questa favola, dove si parla di un burattinaio che dà la vita a un pezzo di legno, è l'amore. L'amore che vivi. Daniela, ascoltiamo la risposta del regista di Enzo Dalò. Sentiamo Enzo, un po'. E la mia risposta è, prendo due piccioni con una fava, come si dice, perché è la stessa risposta che avrei dato a te quando mi hai chiesto qual è il momento più bello per me del film. Il momento più bello è il ritrovamento di Geppetto con Pinocchio nella pancia del pesce cane, del mostro marino, perché là c'è finalmente. Ci sono. Questo padre e questo figlio che si riconoscono forse per la prima volta, si accettano. Geppetto capisce che Pinocchio è un bravo ragazzo, anche se non è ingegnere, tornando al discorso che ci facevamo prima. E Pinocchio capisce l'amore che ha ricevuto da suo padre, perché l'ha inseguito per tutto il mondo rischiando la vita per riportarlo a casa. E quindi fa il gesto che per me simbolicamente è importante e che fa sentire Geppetto per la prima volta padre, e cioè lo salva. Perché un padre è padre veramente quando riceve, perché i padri danno molto, ma diventano padri quando ricevono per la prima volta dal figlio qualche cosa. Questo per me era un messaggio molto importante che volevo dare in questo film. Sì, io direi che con questo messaggio che poi bellissimo. Ci riferisce Enzo Dalò, noi ringraziamo per la presenza a Fabio Falzone. Grazie a voi. Grazie per tutti i sogni che ci hai regalato, esatto. Che continui a regalarci. Adesso vedremo se su Pinocchio organizzano nuovamente due bande che si scontrano tra di loro. Pipì Pupù Rosmarina, insomma, ce l'abbiamo tutti, guarda, tutti in sotto bocca controllo. Al lupo, Enzo.